voi sapete che è stato costituito questo hub dell'innovazione del Trentino e che è operativo dal mese di giugno, in cui è stato identificato un presidente, è stato identificato un direttore, un consiglio di amministrazione, e loro avevano un mandato di redigere un piano industriale triennale, quindi 2017-2019. Per l'approvazione finale del piano è necessario che sia approvato dai quattro soci. I quattro soci sono l'Università di Trento, la Fondazione Edoardo Mac, Trentino Sviluppo e la Fondazione Bruno Kester. Pertanto la Presidente, il Direttore e il Vice Direttore sono venuti in Consiglio di Amministrazione e ci hanno presentato questo piano. Un piano molto stimolante, molto interessante per quanto abbiamo potuto apprendere, che ha tre elementi essenziali. Tra l'altro, a mia conoscenza, veramente è la prima volta che nel nostro paese un'istituzione come un hub per l'innovazione ha una visione così ampia. E le tre funzioni sono la prima, quella dei servizi ai soci, quindi servizi all'università, servizio alla Fondazione Edoardo Mac, a Trentino Sviluppo e a noi. Che tipi di servizi? Servizi che sono connessi al tema dell'innovazione, quindi vanno dalla gestione dei brevetti, quindi di tutta una partita connessa alla proprietà intellettuale, che è certamente di grandissimo interesse, soprattutto perché viene generata all'interno delle nostre istituzioni, tutte quelle attività di marketing strategico dell'innovazione che ciascuno di noi fa e ha fatto abbastanza bene, ma che noi riteniamo che ci voglia una maggiore professionalizzazione e ci voglia anche una maggiore concentrazione da questo punto di vista. E poi quei servizi che sono connessi alle attività di due diligence, cioè di valutazione delle nostre conoscenze e di capire se queste conoscenze possono diventare attraenti per un mercato successivo. Questo, quindi, i servizi per i partner. Il secondo grande settore di intervento è quello che si chiama technology push, che vuol dire che quella conoscenza che è generata da questi soggetti, quindi l'università, la Fondazione FEM e il FBK, può essere trasformata, quindi è una forma di spinta in che cosa? O in licenze o in start-up. Naturalmente questo deve essere fatto congiuntamente con aziende e congiuntamente con la finanza. E che è quello che noi chiamiamo technology dissemination, quindi disseminare la conoscenza che è stata creata attraverso il processo di cui vi dicevo prima. E poi il terzo è invece una lettura di quello che è il mercato, quindi quello che si chiama il market pool. E questo significa leggere le idee, leggere, attrarre start-up, attrarre aziende e anche o soprattutto interpretare quali sono le domande di ricerca e di innovazione che poi possono essere trasferite ai nostri soggetti che creano questa conoscenza. Quindi, come vedete, è un panorama molto ampio, è un panorama di grandissimo interesse, con professionisti di ottimo livello, e credo veramente che questo sia un passo molto importante per il nostro territorio.